buonissimo controllo del corpo, ha preso la spinta giusta per questo tiro in allontanamento. Gadefors fuori per Marchese, Green ancora nell'angolo per Gadefors, fa saltare il diretto avversario, poi la tripla per Marchese Green che in transizione Avellino che ha subito deciso di imporre alla partita un ritmo altissimo. Ma non credo sarà così, mi sbilancio, sarà molto tirata. Golemaz dall'arco dei 6 metri 75. Avellino è partita da par suo con un'intensità per adesso superiore, una decisione in quello che fa nettamente più alta di quella. 5-0 si riporta a meno 4 la formazione allenata da Sacripanti. Johnson il blocco, ancora una volta il pick and roll, questa volta però il pallone che finisce nell'angolo e Dean dimostra di essere uno dei migliori a giocare in questo primo quarto con il pallone ora gestito da Dean. Un'acrobazia di Taquan Dean che riesce. Ci stiamo bene, correremo tutta la partita, sappiamo quello che vogliamo fare. Green a ricevere palla dall'arco dei 6 metri 75, la tripla. Confidenza a Caserta contro un Avellino che, ribadisco, ha tirato quasi al 70% nel primo quarto. L'errore al tiro di Dean, poi Slay a strappare questo rimbalzo dalle mani dei giocatori della Juve e questa volta Dean non. 31-18 il punteggio a favore di Avellino che è partita decisamente forte non solo in questa partita ma anche in questo secondo quarto. Il passaggio dietro la schiena di Green che libera Dean e quando è libero di. Passate stagioni non ha mai tirato così bene dall'arco dei 6 metri 75 e ancora lui, parlavamo di Taquan Dean. Era stata addirittura doppiata con la tripla di Taquan Dean, 36-18 il punteggio, ora 36-20 la layup di Green. Questa sera ancora non hanno trovato le misure. Era riuscita a vincere al Palaestra di Siena, l'unica squadra della Serie A ad aver vinto a Siena in questa stagione per il momento. Ha fatto grandi cose Caserta e le rifarà secondo me anche nel proseguo stasera perché Avellino lo vedete. Tranquillamente a giocare il cestista della Scandone, il pallone ha ancora rubato. Una volta recuperato in difesa da Avellino. Un altro pallone incredibile, guardate, eccezionale. In maniera perfetta, al posto giusto, al momento giusto. Difesa che sembra essere più aggressiva quella di Caserta in questi primi minuti del terzo periodo, però Marchese Green ha cominciato. Vuole arginare la rimonta di Caserta. Avellino qui, Green decide di prendere lui l'iniziativa, alza la parabola, altri due punti per Marchese Green, diventa lui. Come abbiamo già evidenziato, Smith salta Golemaz sulla finta di Rose, Rose che sbaglia la parte più facile della sua azione, il tiro conclusivo, e dall'altra parte del campo la tripla di Dean, la reazione di Avellino. Caserta che si riporta a meno 6, l'attacco della Scandone ora gestito da Gadefors con il fallo fischiato alla difesa della Juve. Sfruttare il bonus esaurito da parte della Juve Caserta, davvero un nazionale, undicesimo punto per Righetti, abbiamo detto vicinissimo alla doppia doppia, ma è soprattutto Caserta che non è mai stata così vicina ad Avellino nel corso della partita, solo due lunghezze da recuperare. Subito smentiti da fantastico canestro pesantissimo, abbiamo visto l'inquadratura, il primissimo piano per Green, si alza il suo arresto e tiro fantastico questa sera Marchese Green e nuovamente a meno 5 la pressione di Righetti su Lowers, poi si va da Johnson con Green che vuole ancora una volta umiliare questa sera Andre Collins. Altro duello, sposta con il braccio destro Slay la difesa di Dornenkamp che costringe Slay a tirare in equilibrio precario, poi il pallone recuperato da Dean, su di lui c'è prima il fallo. Partita caratterizzata dallo spettacolo in un match che non è mai una partita qualsiasi come un derby e la presenza qui di tanti meno 5. La
partita apertissima con Fletcher in grande crescita. Miglior realizzatore della Juve in questo momento Kevin Fletcher con 17 punti. Doppio blocco per Green che ora vuole giocarsi questo uno contro uno. C'è Fletcher su di lui, ovviamente Green lo brucia e poi con la mano sinistra. Canestro. Geniale la giocata di Marques Green che poi non fallisce per lui, sta tirando con il 60% da 2, con il 50% da 3. Flash che aveva fatto. Il piazzato di Ronald Slay ed è una tripla che rischia di spostare fine in questo derby campano, continua a rappresentare una maledizione il pala del Mauro per Caserta. È vicinissima la quinta sconfitta in 5 scontri diretti. Una magia a regalare a Marques Green il punto numero 23 della fantastico, sua serata. Fantastico, che dire, fantastico. Lowers sensazionale in difesa in questo finale di partita a sfruttare alla perfezione attivo di transizione subito limitato dal ritorno in difesa dei giocatori della Sidicas. Shevchik, altra tripla per Shevchik, c'è l'errore al tiro, il rimbalzo catturato solo in un primo momento da Fantoni favorisce poi la ripartenza immediata di Marques Green. Che fa... continua a cambiare la difesa quando per non prendere penetrazioni facili centrali dal playmaker guida di Avellino. Ancora Golemaz ad attaccare il ferro, si ricomincia con la palla alzata da Marques Green. Fatto il tiro con la mano destra, quella interna, la difesa aveva chiuso in maniera corretta. Avellino però si ricorda di essere la migliore squadra. Il pallone recuperato da Shevchik, i fischi del pala del Mauro per Clark, ottima circolazione di palla per Venezia, sbaglia però la conclusione Young che sta tirando in questa stagione con meno del 30% da 3. Dall'altra parte del campo invece l'inizio di Marques Green. In 20 giorni per moltissime squadre di Serie A, un dato che vale la pena ricordare ancora una volta la premiata di... Ora attenzione, tentativo di mismatch di Young, ma guardate, Green va ad anticipare questo pallone. La gran difesa di Golemaz sul passaggio di Shevchik che favorisce il recupero di Green che non ci pensa su, due volte va a sparare la terza. Brian fa passi, sono atleti rapidissimi, in spazi brevi. Ecco il canestro. Sulla velocità proprio, lei ha avuto difficoltà. Rimane in campo Ronald Slay, qui è Marchite, più piccolo di lui come Young, non è andato a spalle canestro. Ancora deve entrare in partita Slay, anche qui un controllo difettoso, poi decide di andare fino in fondo. Prima ha rischiato davvero grosso questa volta il tecnico veneziano. Dunque decisione quantomeno discutibile, si va dall'altra parte del campo con Dean in penetrazione, gran difesa di Rosselli, Dean però decide di andare perché aveva i piedi all'interno del semicerchio non sfondamento. La tripla di Gadefors e arriva il cara interno. Difesa corretta quella di Golemaz che non riesce però a limitare Fantoni. Green contro Meini, decide di ubriacare con le sue finte il giocatore numero 11 della Reier. E poi altra tripla, la seconda consecutiva per l'americano. Prova a correre Avellino, Dean in penetrazione su Young. Gran movimento di Taquan Dean che si fa passare la... passivamente il canestro alla Reier. Qui probabilmente passa zona, c'è qualche... dubbio tra un paio di compagni e questo canestro è frutto. La Reier Venezia è riuscita a recuperare proprio in extremis. Grande il passaggio. Taglio in backdoor di Taquan Dean che va a indicare il periodo esaltante di stagione, arrivata addirittura all'espulsione per il giocatore numero 15 dell'Umana. Intanto Dean, canestro del più 7 per quanto riguarda la Sidigas che dunque va a ritoccare il massimo vantaggio. Ora Stefano, quanto può determinare l'esito di questa partita l'espulsione di Bowers?
è prestissimo, mancano i 2 minuti e 30 al termine del terzo periodo più i 10 minuti del quarto, però da un punto di vista mentale è un duro colpo per Venezia. Venezia è una squadra vera, la Reier reagirà sicuramente adesso. Zampate forti la squadra biancoverde alla partita, ma io sono convinto che ci sarà una grande risposta della Reier. Più 12, ora più 15 con la tripla al 8 di Coppa Italia, stanno venendo fuori in questo momento. Un mezzo miracolo di Edin per cercare di mantenere vivo questo pallone. Altra tripla di Golemaz che questa sera è scatenato. La difesa di Avellino che riesce ancora una volta a limitare l'attacco di Venezia. Il pick and roll ancora una volta. Il green per gol. Ma andiamo a seguire gli ultimi 10 minuti di questo posticipo della 17esima giornata. Un quarto periodo che si apre come... Sì, infatti dobbiamo dire che è stata la forza e probabilmente ha fatto la somma di tutte quelle precedenti e gli ha fischiato il tecnico. Siamo in campagna, la somma di situazioni, capace di passare la palla in almeno 5-6 modi diversi, che è Green, e dei lunghi atletici coordinati che passano, lo vedete, bloccano e tagliano a 1000 all'ora e qui quindi lo vedete, guardate che cosa fa Green. Di uscita dal pick and roll. Che cosa? E quando non arriva Avellino nel corso delle nostre precedenti telecronache come la squadra dei primati, anche a livello individuale qui, altra azione pazzesca concretizzata. Stazione di essere una squadra vera, ma è squadra vera anche la Reier, voglio ricordare la straordinaria recupero. Eccolo l'assist numero 13 di Marques Green e anche Mattia Soloperto entrato al posto di...